questo video arriva a 20.000 mi piace, no, a 20.000 mi piace, shoppiamo tutto il pass della season 6. Come l'avevamo fatto col 5, lo rifacciamo con la 6. E siamo qui, nonna, perché? Nonna Laura. Come promesso, signore e signori, avevo detto che a un tot di mi piace la nonna avrebbe provato Fortnite. Allora, signori, oggi siamo qui Fortnite. Però per un evento speciale, nonna. Perché? Ci hanno inviato, nonna, per testare la velocità e la potenza di questo telefono, il OnePlus 6 Mirror Black da 128 GB. Un gigabyte, appunto, noi sappiamo che sono... Che sono? Ah, 1000 megabyte. Sì, esattamente, 1000 megabyte. Snapdragon 845 e soprattutto 8 giga di RAM. 845? Le cose... moderne. Puoi unboxarlo tu questo smartphone? Perché oggi giocheremo a Fortnite sul telefono. Dai, unboxarlo tu? Unboxalo, prego. Allora, unboxalo. Così? No, unboxalo. Lo devo masticare? No, unboxarlo. E come cazzo è unboxarlo? Unboxarlo. Così? Aprilo! Devi aprire sta scatola. Senti, tu parlo cinese, ma apri sta scatola. Parlo italiano. Dovrebbe essere un telefono, in teoria. Dov'è? Ah, dentro? Stavolta no. Ah, ce l'ho io. XD. Ovviamente dentro la scatola trovate il caricatore che però ho lasciato a casa. Perché questo telefono in realtà ce l'ho già da 2 mesi. Finalmente è un telefono che va a nome. Dentro la scatola trovate ovviamente caricatore, telefono ovviamente. Ma soprattutto, nonna, cosa che ho trovato molto figa, gli danno anche la custodia. Il back è ovviamente di vetro. E se cade non facciamolo cadere, per favore, nonna. Lasciala, per favore, rimetti. Non, tu segui lo script di questo video. Di FPS. FPS? E che ne so, la PFS. Allora, nonna, siamo qui su Fortnite, come dice il nostro amico Checco. Ma soprattutto, prima di iniziare, la gaming mode, nonna. Che succede con la gaming mode? Abbiamo la CPU ottimizzata, la GPU ottimizzata e la RAM. Soprattutto, oltre che avere l'ottimizzazione della CPU e della GPU, abbiamo anche la disattivazione di tutte le notifiche inutili. Su. E tu non ci hai mai giocato? Io vedo una bella donna lì. Esattamente. Il nonno, vedi, si diverte così. Cioè, vedere, praticamente noi con le mod abbiamo diversi tipi di ballo. Tu andavi nelle balere? Quei tempi miei non andavamo in balere. Ma qualche volta. Possiamo decidere di fare diversi tipi di ballo, tipo questo. Vabbè, questo è moderno. Questo è moderno. Ma si vede che bel culo che ha. Si vede. Abbiamo una molteplicità di balli in questo gioco, molto bello. Movimenti moderni. Fortnite, oltre ad avere dei balli, come tu ben sai, ha anche delle skin. Ma tutte donne sono, che cavolo. E questo è un gioco di donne. Non metti un bell'uomo. Sì. Questo è il nostro armadietto, no? Nel nostro armadietto abbiamo varie cose. Sai cosa sono le scie chimiche, quelle che vedi. Sì. Sono loro. Ah, c'è la televisione, mi sembra. No. Abbiamo il piccone, nonna. Perché Fortnite, oltre ad essere un gioco divertente, eccetera, ha anche delle sfaccettature violente. E non mi piace quello violente, Matteo. No, Stormy, non mi piace le cose violente, capito? Era meglio quello di... Vabbè, e quindi possiamo scegliere questo che è meno violento, una specie di dildo intrecciato. Sì, è lo stesso intesto, te lo do. Dopodiché possiamo scegliere lo zaino. Abbiamo a disposizione vari zaini, nonna. Ma il cane non ce l'abbiamo noi, eh. Abbiamo la selezione delle skin. Questo è tutto il mio armadietto. Questa è una skin leggendaria che si sblocca, si livella, espando. Questo qui? Questo qua, sì. Espando. Cosa? Espando, no? Esattamente. Abbiamo John Wick, il mietitore. Sai chi è John Wick? Ah, sì, sì. Avevano ammazzato il cane, quindi può essere questa skin vada bene con lui. Sì, ecco, vado. Nonna, siamo pronti per scendere in battaglia reale. Droppiamo e andiamo giù, droppando. Vedi, praticamente qua c'è il cane che si tiene. Questa è la meteora che hai scelto tu. Io questa meteora di solito non si usa perché a livello di pro player poi non offuschi, diciamo, la visuale. Vedi quest'albero qui? E come fai a spaccarlo? Noi abbiamo un piccone. Noi abbiamo la possibilità anche, nonna, di aprire dei tesori. Che cosa troveremo in questi tesori? Ma lì è un tubo, eh?
Cos'è? Con questo fucile puoi sparare alle persone. No, uccidiamo la casa. Ce l'hai, che altro vuoi? Qua c'è, vedi, c'è questo, questa specie di vortice. Ma lì è fuoco, c'è qui, dentro. Qui è fuoco, no? Sì. Pericoloso. È pericoloso. Qua siamo in città, mo, vedi? Cosa facciamo di questa macchina? E poi dopo, ecco, vedi, distrugge. Abbiamo distrutto la macchina. Perché? Perché? E poi dopo cosa fai? Questo è il vandalismo, nonna. No. Guarda, guarda cosa faccio al camper. Anche quello, vedi? Vedi adesso. Spaccano i camper. Sì, giovani, anche vecchi pure, sono rimpampiti tutti. Ah, no, no, guarda, c'è un tir. Lasciate lavorare. No, ma guarda un po' sto cretino qua. C'è il bus adesso. C'è un campanile, nonno, andiamo a distruggere il campanile. No, quello no, lì è la chiesa, eh. Vuoi provare a guidare tu il kart? Metti il dito in avanti. Dai, che cammini te. No, non sono capace, vado a distruggere la cosa. Vedi, praticamente poi quando entrano le persone, l'obiettivo del gioco è investirle. No, come no? Investire no, vai dritto. Quello è un gioco, ma non è da investire. Dai, che cavolo. Adesso non farmi arrabbiare. Allora, nonna, siamo in questa zona, guarda, non c'è niente, non puoi andare a sbattere. Ok, però No. Vieni, amore, vieni. Non è un gioco da vecchi. No, diciamo che... No, questo è per i giovani. Visto questo, vogliamo provare ad andare a Tilted Tower? Vuoi provare tu ad andare a fightare a Tilted Tower? Piace? Sì, Tilted Tower. Sì. Però questa volta andiamo in battaglia reale, quindi ci saranno dei nemici... Madonna, sempre a battaglia qua. Ci saranno dei nemici che proveranno a ucciderti. A me! E qua ci sono anche i nemici, quindi questo inizia ad essere un po' un problema forse per te. Ci sono altre ragazze che proveranno a ucciderci, altri no skin and abbi. Noi però siamo pro perché abbiamo John Wick livellato. L'obiettivo tuo, nonna, sarà quello di scendere a Tilted Tower. Ti faccio vedere dov'è Tilted Tower. Ti dropperò io. Qui dovrai ammazzare più persone possibili. Chiudo un attimo nel bagno, va bene? Ma io adesso non mi viene. Allora, spacca qua, spacca il tavolo. Spacca il tavolo. Spacca. Vuoi andare a fightare? Andiamo a fightare? Andiamo a fightare. Dai, muoviti allora, vai dritto con questo coso. C'è un problema, non abbiamo un'arma, nonna. Senza armi non possiamo difenderci. Sta arrivando un nemico, probabilmente. Come, mi nascondo, E quando arriva? Tra poco arriva. Facciamo. Oddio. No, aspetti. Vai a destra adesso, gira verso destra col dito. E come cazzo la faccio? No. C'è un altro palo, devi cercare di evitarlo. No, ecco. E fa venire le scintille. Ma perché vai perché vai a destra, a sinistra? Vai dritto, no? Vai dritto e basta, no? Allora, siamo con il carrello dentro il lago. Piano, piano, che l'albero sta arrivando. Adesso ti giri e vai all'albero. Prova a spaccare l'albero. Girati. Allora, guarda, con questo ti giri. Ritorniamo verso l'albero. Non vedi? No, vai avanti, vai stronzo. Stai andando all'indietro. Sinistra. E non, dove se ne va? Allora, ritorniamo all'albero. Spacchiamo quest'albero, no? Tieni, nel tuo momento. Allora, per spaccare quest'albero devi prendere... Te ne vai? Ma perché ti sei... Perché ti stai spostando? Vai qua. Allora. E questa freccia qua che devo schiacciare, schiaccia, no? Tu schiacciala, intanto... Dai, zang, dai! Tieni, beviti lo shield. Ok. Mo? Se n'è andato? No, ma ci ha ucciso! Creed... Sto stronzo, ma ucciso. Ma sto pezzo in me. Perché tu te ne sei andato, Ma perché mi era scassata l'SD? Segnaliamolo alla giustizia, per favore. Vediamo come si... Però questo sembra, vedi? No, adesso mi va a rompere la cara. È quella che avevamo costruito sopra. Già, ma vedono un po'. Ma vedono un pic. Va bene, allora, questo era Fortnite. Questa era la reazione della nonna a Fortnite. Mia nonna non ha mai giocato a Fortnite. Non ha mai visto nulla di Fortnite. Mi è piaciuto, però. Ti è piaciuto? Nonna su Fortnite, questa volta con il OnePlus. Magari la prossima volta riproviamo con il computer, nonna. Con te sempre, vediamo se riesci. Ma anche col telefono, guarda che bello. No, certo, è un po' complicato per te muoverti perché tu hai le dita paralizzate. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!